Mi stanno martellando. Guardate. Cosa posso farci? Cosa posso farci? Mentre Carlito Duccio registra un video, voi martellate. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Trova l'intrusa, 1, 2, 3, trova l'intrusa, eccola. La mia piccolina che mi fa da sfondo al video. Sei con la mamma tu, piccola? Chi? Ragazzi, sono qua finalmente per farvi video sulla mia dieta detox che mi avete chiesto in tantissime, ma veramente tantissime. Il mio personal trainer mi ha dato questa dieta detox con cui mi sono trovata da Dio, veramente benissimo. Io, vi devo dire la verità, sono riuscita a farla soltanto per 3 giorni perché comunque sapete che mi piace tantissimo mangiare, ho tantissima fame. Non ho sofferto tanto la fame, ma alla fine ho detto basta dieta detox, anche perché non avevo bisogno di perdere peso, sapete, comunque già sto in forma. Molto consigliata questa dieta detox per disintossicare il corpo magari da un eccesso di schifezze, magari se avete un po' fatto delle abbuffate, è un periodo che sgarrate spesso, quindi mangiate cibi confezionati, cibi molto zuccherosi, dolci, fritture eccetera, e volete fare questa, potete fare anche su un giorno di detox, tipo per depurarvi 2 o 3 giorni come ho fatto io. Oppure, se la volete fare per più tempo, potete farla anche per una settimana, ovviamente gli effetti sono maggiori. E la cosa principale, il beneficio principale è quello che praticamente il corpo si depura, quindi si eliminano le scorie, le tossine, si purificano i reni, il fegato, tutti gli organi, e acquistate anche più energia, più buon umore, perché è una dieta principalmente a base di verdure, quindi ovviamente tante vitamine che magari di solito si ha carenza. Quindi se fa il pieno di queste vitamine vi sentite più cariche, più forti, più energiche, acquistate proprio benessere. E poi anche il corpo ovviamente ne beneficia, nel senso che ad esempio eliminate i liquidi in eccesso, combattete la cellulite, fate molta pipì, molta pupù, pipì e pupù, tutto fate nel bagno e quindi vi aiuta anche a perdere ovviamente i chili in eccesso, i liquidi in eccesso, e quindi a perdere peso. Ovviamente voi sapete la mia premessa qual è: vi dovete far seguire da un professionista. Io sono comunque seguita e quindi mi affido a lui, che mi dà i consigli, mi trovo benissimo. Quindi vi dico la mia esperienza, poi magari prendete spunto, però ovviamente per diete personalizzate vi dovete rivolgere comunque ad un professionista. Una cosa che vi straconsiglio per iniziare un periodo detox, che sia un giorno, che sia una settimana o che sia sempre, è utilizzare delle tisane detox. Io mi trovo benissimo con queste qua. Voi sapete che io utilizzo tantissimo le tisane detox, sono appassionata di tisane proprio da anni, e quindi ne ho bevute di tutti i tipi, fin quando non ho trovato queste qua della Fittea, scritto proprio Fittea, che si pronuncia Fittia, Fittea, non si sa. Comunque queste sono le migliori. Da quando ho scoperto queste qua praticamente utilizzo solo queste, perché sono buonissime di gusto, sono un mix di erbe, frutta, e che sono ottime, quindi si sfrutta la sinergia di più ingredienti e sono veramente efficaci. Cioè veramente queste qua, se le bevete ogni giorno, vedete i risultati, ovviamente abbinati ad un'alimentazione sana e all'allenamento, all'attività fisica. Nella nostra dieta detox, di cui adesso vi parlo, sono veramente indispensabili, perché questa, la tisana detox, è quella che vi aiuta ad eliminare tutte le tossine, ad eliminare i liquidi in eccesso, a combattere la cellulite, a sgonfiare la pancia tantissimo, vi aiuta proprio a perdere peso, a stare in forma. E le mie preferite appunto sono Super Fruit e Fit Berry, hanno un gusto che appunto sa di frutta, questa sa tantissimo di frutta, infatti c'è dentro la rosa canina, il melograno, il lampone, la fragola eccetera. E invece questa qua è a base di ibisco, questa qua a base di tè verde, Fit Berry, quindi sapete che il tè verde aiuta proprio a perdere peso e poi è antitumorale, ha tantissime proprietà. E c'è anche la rosa canina, mirtilli, lamponi, more, quindi sa tantissimo di frutti rossi, Fit Berry. Quindi entrambe ve le straconsiglio se magari non amate tanto il sapore delle tisane erbose, il tè verde. Queste sono buone perché sanno di frutta, le potete comprare sul sito Fittea, www.fittea.it, e mi raccomando, utilizzate il mio codice sconto Carlitas10, ve lo lascio in sovraimpressione, vi metto anche il link dei prodotti nel box informazione, così avrete uno sconto
appunto sull'acquisto, su tutti i prodotti presenti sul sito. Ad esempio, mi vedete spesso utilizzare anche contenitori termici, le tazze. Li potete trovare tutti sul sito Fittea e quindi trovate tutto là. Hanno un profumo buonissimo e io veramente le bevo ogni giorno, le adoro. Dentro ci sono proprio pezzettini di frutta, sono veramente fantastiche, quindi queste qua io le bevo ogni giorno. Una volta al giorno sicuro, preferibilmente la mattina a colazione. Quindi spesso mi chiedete prima di pasto, dove pasto, non è importante ragazzi, bevetele quando voi volete, quando avete tempo e avete anche un momento da dedicare, perché è anche un momento di relax che voi vi godete. Io a me piace bere la mattina, magari finita la colazione vi bevo una bella tazza di questa. Però se la bevete due volte al giorno, ovviamente, soprattutto nel periodo detox, della dieta detox che adesso vi dico, ovviamente è più efficace, quindi potete berla mattina e pomeriggio, così anche nel pomeriggio, ad esempio, invece del caffè. Questa qua ha un effetto sempre così energizzante, molto positivo, però anche sul corpo, quindi è ottima. Attina, perché c'è scritta qua la mia dieta detox che mi ha dato il mio personal trainer, qui mando un bacio grande sempre. Sei top. Tina, io ho bevuto, perché già l'ho fatta questa dieta detox, quindi ho provato l'esperienza, mi sono trovata benissimo, quindi perciò ve lo sto dicendo. Allora, la mattina bere un centrifugato di frutta oppure un tè, una tisana. Il centrifugato di frutta è ottimo, quindi se avete la centrifuga potete fare questi centrifugati di frutta e verdure, sono veramente ottimi. Oppure vi bevete la tisana. Comunque io preferisco sempre bere la tisana, perché comunque la centrifuga è un po' una palla, prendi la verdura, poi la devi prendere bio, la lavi, la metti, poi si sporca, insomma una palla. Quindi io poi mi trovo benissimo con queste qua, quindi ho preferito bermi comunque la tisana tutte le mattine. E poi a colazione mangiare l'avena, quindi 50 grammi più o meno sui carboidrati, sempre bassi si manteneva, perché comunque la cosa essenziale di questa dieta detox è il fatto che tu la devi fare per breve tempo e devi principalmente mangiare frutta e verdura, tanta frutta e verdura che ti purifica il corpo. Quindi praticamente i carboidrati devono essere comunque bassi, mantenendosi tipo su un 50 grammi ad ogni pasto, e mangiare tanta avena, ad esempio la mattina l'avena, quindi fiocchi di avena. Io ad esempio vi ho fatto la colazione sul mio secondo canale, vi lascio il link nelle schede, ho fatto la colazione proprio che ho mangiato in questo periodo di detox, quindi andate a vedere il video, appunto a base di avena, quindi mangiavo questi 50 grammi di avena, fiocchi d'avena, crusca d'avena, farina d'avena, quello che volete voi, abbinato sempre alla frutta la mattina, abbinato sempre alla frutta, alla tisana, vi ho detto. E poi nello spuntino, si faceva lo spuntino di mezza mattinata, mangiare sempre frutta, quindi ad esempio, che ne so, magari una mela ve la portate dietro, oppure a me piaceva tanto bere una spremuta d'arance, perché comunque la trovo veramente ottima anche per contro il raffreddore, molto ricca di vitamine eccetera. Poi a pranzo mangiare sempre una grandissima porzione di verdure, anche più verdure, verdure cotte, verdure crude, verdure tipo una grande insalatona, iniziare il pranzo con una grande insalatona mista, poi magari che ci sono gli spinaci, i cavoli, la zucca, le zucchine, le betole, il cavolfiore, insomma veramente gli asparagi. Però attenzione al fatto della pipì, già ve lo dissi questa cosa, passiamo sopra, passiamo oltre. E quindi veramente tantissime verdure, le verdure sono tante, dovete comunque mangiarle in abbondanza se fate questa dieta detox. Quindi questo piattone di verdure, anche più contorni, fonte di carboidrati, la quinoa, perché la quinoa, a differenza della pasta e del riso, non è proprio un carboidrato, è più una verdura, quindi è ottima appunto in questa dieta detox, è veramente fantastico, un alimento fantastico la quinoa. Quindi io mangiavo questi 50 grammi di quinoa, che poi ti saziano tantissimo, perché voi provate a fare 50 grammi di quinoa, viene veramente un piattone abnorme, enorme, quindi non è come se mangiate 50 grammi di pasta, veramente ti sazia tantissimo. E io quindi poi mi facevo la quinoa ad esempio con le zucchine, con altre verdure, mischiate altre verdure, e gli albumi come fonte proteica. Quindi questa è tipo una dieta anche per diciamo vegani, sono giorni in cui tu non mangi
carne, pollo, pesce, no. In alternativa alla quinoa potete mangiare anche l'amaranto, che è sempre un cereale, verdura tipo la quinoa. Comunque trovate sempre al suo mercato, sono dei semini piccolini piccolini, anche molto buono, ve lo straconsiglio. Nel pomeriggio, diciamo, io se avevo fame, comunque mi andavo ad allenare, quindi se avevo fame mangiavo ad esempio come pre-workout della frutta, sempre che mi dava quell'energia, proprio la frutta dall'energia immediata, quindi poi serve tantissimo per purificarti, e quindi facciamo una bella macedonia tipo di frutta, oppure tipo un succo di frutta, però sempre fatto in casa, frullando, un frullato di frutta, queste cose qua. Perché comunque ad esempio se mischi tipo la banana, la mela e l'arancia, no? Tipo, ti fa un bel frullato di frutta che è ricco di vitamine, provatelo, è molto molto buono. E subito ti senti l'energia necessaria per affrontare il pomeriggio e la serata. Cena poi, iniziavo sempre la cena con un grandissimo piatto di verdure, perché vi ho detto, bisogna mangiare tante tante verdure, questo è lo scopo principale di questa dieta. Tante tante, vi dovete abbuffare di verdure, vi dovete saziare con le verdure, quindi un piattone di spinaci, di broccoli, anche più verdure mischiate assieme fanno benissimo. Quindi iniziamo sempre con questi piattoni di verdure, poi guardate sul mio secondo canale dove comunque vi ho registrato dei video e ve li carico, e quindi potete avere degli spunti di ricette. E come fonte di carboidrati sempre 50 grammi o di quinoa o di amaranto oppure di patate dolci. Le patate dolci sono molto consigliate nel post workout, post allenamento, appunto nel mio caso la sera, perché servono tantissimo per ripristinare le funzioni dei muscoli. Molto buone le patate dolci, infatti nei prossimi giorni voglio fare qualche ricettina, quindi tenete d'occhio il mio secondo canale perché sono buonissime. Le patate dolci si possono mangiare sia per piatti salati che dolci, sono veramente ottime. E poi un'altra regola fondamentale di questa dieta detox è quella di bere tanta tanta acqua, bere 4 litri, infatti ce l'ho scritto qua, bere 4 litri o più di acqua al giorno. Quindi avete capito che le regole fondamentali sono munirsi di tisana detox e berla ogni giorno, tisana, tè verde, queste cose, bere tanta acqua, mangiare tanta verdura, tanta frutta e basta. Questo è tutto ragazze, è molto molto semplice, vi assicuro che avrete comunque dei benefici. Io mi sono trovata benissimo ragazze, vi ripeto, l'ho fatta solo per 3 giorni perché poi come sapete sono una mangiona, quindi non resisto, mi devo mangiare piattoni di pasta eccetera, quindi non ce la faccio. Però veramente veramente utile, secondo me anche 1 o 2 giorni sono veramente utili. Ovviamente chiedete sempre consiglio a vostro medico, a vostro personal trainer, a vostro nutrizionista, se magari avete particolari problematiche eccetera. Comunque è veramente ottimo, infatti anche la dieta vegan è comunque consigliata, come se questa qua, come se voi faceste una dieta vegan, vegetariana, insomma, serve tantissimo per depurare il corpo dalle scorie, dalle tossine animali, quindi è veramente consigliato farla ogni tanto, fare 2 o 3 giorni di detox. Quindi io penso che lo farò anche, diciamo, insomma, fra qualche mese, non lo so, mi devo preparare psicologicamente. Quindi questo è tutto ragazze, ha avuto moltissimi benefici, soprattutto sull'addome, si è sgonfiata proprio la pancia, che c'era un gonfiore appunto perché stavo mangiando male, i cuscinetti, le gambe che magari erano gonfie, quindi anche sul corpo ho visto dei benefici. Spero che vi sia piaciuto questo video, mi raccomando, se vi piacciono i miei video sull'alimentazione, sulla dieta, lasciatemi un bel like, così ve ne faccio tanti altri. Mi stanno martellando. Vi mando un bacione, vi voglio tanto tanto bene. Ciao.